Applausi interminabili, tre diverse chiamate sul palco e uno spettacolo che, pur non facendo il tutto esaurito, ha comunque riscosso un ottimo successo al Teatro Comunale di Casalmaggiore. La Turandot, rivisitata dall'Opera di Pechino, fondata nel 1955, con la mano e la sensibilità tutta italiana del regista Marco Plini, ha conquistato ieri sera la notte casalese, convincendo sia gli appassionati dello spartito classico di Puccini, sia chi ama il linguaggio più innovativo anche a livello musicale. Associare le arie dell'opera, ad esempio, all'elettronica non deve essere facile, così come arduo potrebbe sembrare convincere in tal senso i puristi. Ma a giudicare dagli applausi conclusivi e dai complimenti ricevuti anche dal direttore artistico Giuseppe Romanetti, che ha scelto lo spettacolo da inserire in calendario, un vero e proprio colpaccio, tenendo conto che Casalmaggiore è stata una delle quattro date in tutta Italia del tour dell'Opera di Pechino, la missione può dirsi pienamente compiuta. Uno spettacolo di note e di colori, con costumi di grande qualità e coreografie degne di una produzione di primissimo livello, quasi cinematografica prima che teatrale. Turandot, principessa cinese che ha rappresentato nell'immaginario pucciniano il viaggio e l'approdo verso una Cina lontana e soltanto vagheggiata, resta attuale anche oggi nonostante le distanze si siano ormai decisamente accorciate. Il tema che resta immortale è infatti quello dell'amore, che alla fine scioglie anche il cuore gelido di Turandot, la quale decapita uno alla volta e senza pietà gli spasimanti che non superano la prova, quella dei tre indovinelli. Soltanto Calaf, principe straniero in quel periodo in Cina, risolve gli enigmi senza però riuscire ancora a convincere Turandot. A quel punto il gioco, per quanto tragico, viene condotto proprio da Calaf, che, senza aver rivelato ancora il proprio nome, sfida la principessa a scoprirlo. Questa tortura il padre e la serva di Calaf, che però, fedeli alla causa, la serva morirà addirittura suicida pur di non tradire l'uomo, non rivelano il nome e alla fine sciolgono il cuore di Turandot. Sin qui la storia che tutti conoscono, ma che a Casalmaggiore ha avuto una resa differente da quella classica, come detto, tant'è vero che non c'è stata la famosa aria Nessun dorme. Ma unendo l'eccellenza cinese delle coreografie, degli strumentisti e delle prospettive di luci e colori con l'abilità italiana della scenografia, a sua volta della musica ovviamente, e dell'inventiva in una continua ricerca della contaminazio. Musicisti italiani e cinesi sui due lati del palco ricamano colonna sonora e accompagnamento con suoni e strumenti della tradizione. Tre schermi in tre diversi punti con sottotitoli in italiano favoriscono la comprensione da parte degli spettatori, perché l'intera opera è in lingua cinese, pur con diversi ammiccamenti, figli di smorfie che sono un linguaggio internazionale. La rottura della quarta parete, con alcuni soldati che si muovono tra il pubblico in platea e alcuni attori principali come Calaf, che da lì entrano in scena, fa il resto per un successo che gli applausi finali testimoniano in pieno.